La prima edizione di Ladispoli Libri in Piazza Rossellini si è conclusa nel weekend scorso. Il primo evento dedicato all'editoria ha visto la partecipazione di molte case editoriali con la presentazione di tanti autori. È stato un qualcosa che ha sorpreso tutti quanti. Sto ricevendo i complimenti, l'amministrazione sta ricevendo i complimenti da ieri perché è un'iniziativa che ha fatto contenti tante persone, non solo i turisti ma anche i cittadini locali di Ladispoli. Hanno detto finalmente una fiera del libro, un qualcosa che riguarda i libri, la lettura, che a Ladispoli mancava. E è stato un primo esperimento che ha avuto un grande successo. Naturalmente dobbiamo limare qualche cosa, abbiamo scelto una versione ridotta quest'anno proprio per capire cosa fare e cosa non fare. Siamo già pronti per l'anno prossimo per fare una grande, grandissima seconda edizione. Sul palco è salita la moglie di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh scomparso recentemente. Tiziana Giardoni ha presentato Tsunami, un libro che il musicista ha completato prima di morire. Io credo che se qualcuno ha voglia di conoscere quel lato di Stefano che probabilmente non è uscito fuori, non lo so forse, io consiglio di fare questa lettura, una lettura veramente molto emozionante, bella e ricca anche di colpi di scena che non fanno mai male. È un libro che parla di seconde opportunità, è un libro che parla di vita, che parla di una persona che a un certo punto della sua età deve rimettersi completamente in gioco, partendo dalla parte e spostandosi dalla parte opposta del mondo, non cercare di realizzare un sogno che aveva sempre avuto, quello della sua barca, dei mari, ma uno tsunami stravolgerà la sua vita, lo costringerà a mettersi davvero completamente in gioco.